Una cena a buffet di raccolta fondi per la costruzione di Hub Hub, il nuovo padiglione di accoglienza per bimbi e famiglie che ogni giorno usano i servizi dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile di Mantova Uompia. È quanto promosso dal Comune di Mantova a favore di Abeo. L'appuntamento è per sabato 31 agosto a partire dalle 19 nel cortile della scuola Sacchi di via Gandolfo, via Frattini. A cena con Abeo è stato presentato oggi in comune dal vice sindaco Giovanni Buvoli, dall'assessore al welfare di Mantova Andrea Caprini, il presidente dell'associazione Abeo Vanni Corghi e dal direttore sociosanitario SST di Mantova Renzo Boscaini. Il 31 agosto si concretizzerà con una cena aperta a tutti i cittadini, ovviamente provenienti da qualsiasi comune o provincia, che avrà come scopo diciamo, un aiuto, un tassello ulteriore per quel nuovo padiglione che Abeo sta costruendo, Abeo Hub, in neuropsichiatria infantile, Uompia, quindi con uno scopo ovviamente nobilissimo per i nostri piccoli bambini che hanno dei problemi seri di salute, e quindi più gente ci sarà, più soldi entreranno e più soldi andranno tutti, ripeto, devoluti per questo importante progetto. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è che tutti gli anni venga realizzata da ora in avanti una festa della solidarietà per raccogliere fondi a favore di un progetto importante e meritevole per la comunità. Un appuntamento quindi permanente per Mantova. Durante la serata del 31 agosto sarà presentato a tutti i partecipanti il progetto Abeo Hub, che vede partners il Comune di Mantova, ASST e Abeo naturalmente. Siamo oramai all'inizio dei lavori, per cui entro questo mese sicuramente inizieranno i lavori, e l'idea è quella di finirli per Pasqua. E questa è un'idea di massima per riuscire a dare questo uovo di Pasqua ai nostri bambini con dentro l'Abeo Hub. Sotto l'aspetto economico, diciamo che abbiamo avuto già un finanziamento di 150.000 euro da parte della Fondazione Cariplo. Okay? Quindi questa già abbiamo accantonato noi circa 60-70.000 euro di già, e poi stiamo continuando a fare degli eventi. Faremo questa cena che sarà proprio così il punto iniziale per una raccolta fondi per questo nostro progetto così importante.